Ecco, ci troviamo alla pizzeria Enisco di Sant'Usagno del Sangro per la festa sociale della Virtus Castelfrentano a chiusura dell'annata calcistica stagione 2016-2017. Tra poco si mangerà, la sala è stata addobbata con i colori giallo-rossi. Signori con le polo giallo sono i mister, qua fuori stanno in attesa i genitori dei nostri baby atleti. Oggi c'è il raduno della scuola calcio, settore giovanile, dai più piccoli, primi calci, piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi, ci sono, e c'è anche una rappresentanza della prima squadra, militanti in seconda categoria. Il genitore sta qua, ampio spiazzale, c'è pure un campetto di calcio a 5, dove già i nostri ragazzi, sempre col pensiero fisso del... Qua che Ceroli è venuto. Ah, c'era Nico. Mo viene pure il cugino allora. Ecco, con la divisa classica nero-azzurra sono gli atleti fino ai giovanissimi e fino agli esordienti. Qua con la divisa giallo e blu. Cioè, ci sono i ragazzi dei giovanissimi, qualcuno si è vestito in borghese come Pitbull, cioè i pantaloncini, le bermuda, fuori ordinanza. Si vede pure Nico Ceroli che ha giocato con noi l'anno scorso, ma già era nella fascia d'età degli allievi e quindi non ha potuto giocare con noi. Il prossimo anno, se tutto va bene, chiudiamo il cerchio delle categorie anche con gli allievi, quindi ci possiamo fregiare del titolo di scuola calcio qualificata ai sensi delle disposizioni degli organi. Aspetta. Ecco Michele. Michele, che non si sapeva se veniva, il nostro numero 10. Da quest'altro lato ci stanno, sicuramente sono i pulcini e una parte di esordienti. Tutto pieno, sempre con il fisso del pallone. La struttura tutta addobbata con i colori giallo-rossi, sia dentro l'area coperta che nell'area scoperta.